Cominciamo già molto bene con un goccino di vino rosso. Aspettate che devo entrare un po' nel mood, un po', no, capito, festoso della Spagna. Ok, oggi prepariamo la paella de marisco, quindi la paella de pescado anche si può dire. Quindi frutti di mare come ingrediente principale, assieme ovviamente al riso, un po' di verdura, perché vogliamo creare proprio un piatto unico, festoso, bello, colorato, estivo. Partiamo già con delle basi che ho preparato in precedenza, poi ci dedichiamo ovviamente alla cottura, ma prima vi spiego che cosa ho preparato, perché ho del brodo, ho il pesce pulito ovviamente. Sono partito da un bel fumetto di pesce che ho qua, adesso ve lo faccio vedere. Qui si sente proprio il profumo del mare. Preparare un bel fumetto di pesce è importante, in questo caso è una bisque di crostacei, quindi un fumetto di crostacei importante perché dà molto sapore alla vostra paella. Sono partito con un goccino di olio, cipolla, aglio, carota, pomodori, un pochino di peperoncino, sale, pepe, ovviamente abbiamo i crostacei che in questo caso, siccome per la preparazione mi serviranno 8 gamberi e 8 scampi, io ho 4 gamberi e 4 scampi interi, mentre gli altri 4 e 4 li ho utilizzati per preparare il fumetto di pesce. Ovviamente la polpa di questi crostacei la tengo da parte, che mi servirà per condire poi ancora la mia paella. Però gli scarti, quindi testa e tutte le parti insomma che non si mangiano, serviranno per insaporire molto questo brodo, quindi anche le calde degli scampi, tutto va aggiunto alle verdure, ad eccezione però dell'intestino, che quello bisognerà rimuoverlo perché risulta amaro. Mettiamo tutti questi elementi in una pentola, facciamo rosolare all'inizio e poi aggiungiamo l'acqua, gambi di prezzemolo che rilasciano anche il loro sapore, magari evitate le foglie che se cotte per troppo tempo danno l'amaro, e bisognerà cuocere questo fumetto per circa 40 minuti a fiamma bassa. Una volta fatto questo lo filtrerete e quello che otterrete sarà circa 700-800 ml di fumetto. Poi ho qua le cozze, alcune cozze hanno il guscio mentre altre le ho tolte, cioè ho tolto il guscio. Semplicemente queste le ho messe in una padella, potete mettere anche un goccino d'olio, non è essenziale. Le coprite, cioè le fate innanzitutto cuocere a fiamma vivace, coprite con il coperchio, fate cuocere per circa 3-4 minuti e poi spegnete immediatamente, perché altrimenti i vostri frutti di mare risultano gommosi. Quindi poi ovviamente filtrate l'acqua delle cozze che ci servirà per la cottura e poi suddividete una buona quantità per ottenere appunto solamente il frutto di cozza, no? Mentre l'altra la tenete per la decorazione finale. Poi cosa ci serve? Basta. Ah, i calamari. Il calamaro bisogna anche pulirlo, quindi magari vi mettete vicino a un lavandino, che così è più facile l'operazione. Togliete, ok, la testa dalla sacca, eliminate anche l'interiore. Bisognerà anche togliere le alette, quindi abbiamo ottenuto così la sacca pulita e spellata, mentre per pulire la parte superiore, quindi i tentacoli, bisognerà togliere la parte degli occhi e poi con una leggera pressione dovete spingere verso l'esterno per togliere anche il dente, il rostro, no? I tentacoli io per comodità li taglio a pezzetti, mentre la sacca ad anelli. Quindi cominciamo con la cottura, goccino di olio. So che molti ci resteranno male, purtroppo non ho la paella originale, il tegame giusto per cucinare questa pietanza, cerchiamo di farla buona lo stesso, non ho trovato la paella quella per la cottura a induzione. Ovviamente se l'avete sfruttatela, anche perché cucinarla in questa padella qua è molto molto anche più scenografico, no? Prima cosa, cuciniamo a fiamma alta i crostacei, bisognerà proprio farli andare per pochissimo tempo. Negli scampi ho praticamente fatto una incisione qua a metà in modo tale che non si arriccino, quindi vado. Crostacei pronti. Ok, teniamoli così. Adesso li sposto qua, teniamoli da parte insomma. Cipolla tritata e anche aglio tritato a fiamma un pochino più dolce, infatti abbasso un po' perché altrimenti brucia. Paprika dolce, un cucchiaio circa, cucchiaino anzi. Se la fate tostare assieme alla cipolla si sentirà un po' di più, no? L'aspetto è importante farle tostare. Lo zafferano invece non lo facciamo tostare perché quello è più delicato, eh? Aggiungiamo peperoni già metà giallo e metà rosso, tagliati a metà, puliti e tagliati poi così a striscioline, non troppo lunghe perché altrimenti con il riso è un casino mangiarle. Aspettate che bevo un goccio di vino. Voglio preparare una paella proprio buona in cui anche il pesce è rispettato, infatti vedrete che dobbiamo aggiungere il pesce piano piano per avere proprio un perfetto
risultato, il pesce non deve essere stracotto, ricordatevi, dobbiamo cuocerlo affinché risulti comunque bello morbido. Aggiungiamo anche i piselli, questi qua sono piselli freschi perché ci vorranno circa 20 minuti di cottura, ma se avete quelli surgelati aggiungeteli circa 7-8 minuti prima del termine della cottura. Brodo. Aggiungiamo anche un po' di acqua delle cozze, nel senso che se le vostre cozze hanno fatto tanta acqua, allora, come nel mio caso, ne mettete circa metà e poi valutate se aggiungerne ancora per insomma proseguire con la cottura del riso, perché se assaggiate il riso e risulta al dente ma è già asciutto, vuol dire che dovete metterne ancora un po'. Se invece ne hanno fatta poca o giusta, la mettete ovviamente tutta. Appena bolle aggiungiamo il riso, anzi prima lo zafferano e la passata, poco sale, non tanto perché veramente il condimento è già saporito. Aggiungiamo anche il riso. Purtroppo non ho trovato il riso originale che si utilizzerebbe per preparare la paella, che è il riso bomba, che è un riso spagnolo ovviamente, che ha una quantità abbastanza ridotta di amido, comunque ne ha un po' meno rispetto al classico riso carnaroli ad esempio o all'arborio. Mescoliamo e poi questo riso qua non lo possiamo più toccare, nel senso che cuocerà per assorbimento, come succede per il riso pilaf. Ovviamente dovrà cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Prima del termine della cottura ci vedremo comunque, perché dovremo aggiungere altri ingredienti. Al massimo lo scuotete un po' così per distribuire bene il liquido. Mancano circa 4 minuti al termine della cottura. Io metto così i calamari. Alcuni per fare la paella li mettono subito, ma in questo modo tendono a diventare gommosi. Se invece li mettiamo all'ultimo, cuoceranno alla perfezione e risulteranno comunque belli morbidi. Non saranno perfettamente amalgamati al riso come potrebbero essere le verdure, però il risultato sarà comunque strepitoso, molto più buono secondo me. Scampi e gamberi, mancano circa 2 minuti, neanche le cozze. Ok, ho scosso la padella, anche la superficie un po', che così, visto che abbiamo cotto il pesce in questo modo, adesso abbiamo un pochino di riso anche in superficie. Ci mettiamo sopra prima i crostacei e poi ovviamente le cozze. Devo ammettere che se guardate bene il riso ha cominciato ad andare un pochino oltre, ovviamente, perché stare qua a fare la foto e tutto si è un pochino stracotto. Come dicevo, riso un po' avanti. Ovviamente quando la fate servitela subito. Io per esigenze di food photography ho dovuto attendere. Fate sta ricetta perché è saporitissima, e cucinando il pesce in questo modo, so che è paradossale mescolare, anche solamente scuotere un pochino la superficie all'ultimo minuto, che non bisognerebbe neanche farlo, però così almeno avrete un risultato a parer mio migliore. Il pesce viene valorizzato. E taggandomi su Instagram e su Facebook posso vedere i piatti che avete fatto. Altri 2 video qua, se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E qua c'è il collegamento con il blog per vedere la ricetta scritta. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Muchas gracias. Tanto per stare in tanto.